Allora, qualche mese fa mi contatta su WhatsApp Agostino Mercuri e mi dice che ho in programma di venire in Calabria per agosto e mi piacerebbe venire a trovarti perché volevo raccontarmi un po' la sua storia, così magari nella sua storia rivediamo una parte della Calabria che è andata via, tanti di voi si ritroveranno nella sua storia e tramite il mio canale, che so che è seguito da tante persone e vi ringrazio, potrete ascoltarla insieme a me. Pertanto, intanto ringrazio Agostino che, come vedete, è arrivato qui ed è venuto insieme alle sue sorelle, che è la signora Maria. La signora Maria Laura. E la signora Laura, che però loro stanno in Italia. La signora Cosenza e Torino. E Torino. Perché invece Agostino sta un poco più lontano. Un poco oltreoceano. Dove sei, Agostino? Toronto, Canada. Quindi ci seguono tantissimo da Toronto. Ci sono tante persone che conosco che non si perdono un tuo video. Grazie, mi fa piacere. E io sono in mezzo a quello. Mi fa piacere. Così come mi hai detto, come mi hai raccontato un po' su WhatsApp, che volevi venire a trovarmi per raccontarmi un po' qual è stata la tua esperienza, quindi in che anno sei andato in Canada e come ti sei trovato dalla Calabria al Canada. Certo, sono emigrato nel 1978, quando io sono nato, io sono nato nel 78. Quindi vedete quanti anni è che sta fuori. E così poi diciamo che ho passato tante cose, ho cambiato i lavori, ho fatto 30 anni il camionista, come si dice qua in Italia, sì. Truck and trailer in inglese, per 30 anni. Poi a 65 sono andato in pensione, però non è che volevo stare a casa e buttarmi sul divano. Il calabrese non si ferma mai, anche in pensione non si arrende mai. Allora ho fatto il corso per guidare la scuola bus. Porti i bambini? I bambini, tengo quasi 100 bambini, due scuole. Quindi per portare 100 bambini si vede che sei una persona super affidabile. Super se no affidabile. Non te li davano. E dopo 30 anni che ho guidato un camion rimorchio. Era grande. Adesso non mi voglio fare proprio i fatti tuoi, ma quanti anni avevi quando sei andato? Sono andato che avevo 26 anni. Quindi sei diciamo già un ragazzo cresciuto. La Calabria. Ero cresciuto qui, avevo girato anche i lavori che ho fatto qua, tutta Italia, però mi è venuta quella fantasia per emigrare. Ma c'era emigrato. Qualcuno là oppure come sì, mai in Canada? C'era che poi ho conosciuto e ci siamo sposati, una donna che diciamo di là e era paesana pure calabrese, ci siamo sposati, poi le cose non sono andate bene come tante fanno e niente, ho divorziato e... E sei comunque rimasto ai figli? Sì, ho due figlie femmine. Ok, che stanno pure vicino a te, diciamo, sì, che vedi là. Ce n'è una che studia all'università, che ha 23 anni, e quell'altra che ce n'ha 44, che è la prima figlia. E insomma, Quanto è stato difficile abituarti da un pezzo di mondo qui a un altro? A dire il vero, no? Quando io sono arrivato nel 1978 ho trovato il Canada che tutti gli italiani emigrati nel 50-60 che già c'erano da un po' di anni, quelli avevano già fatto la strada, certo, già 20 anni allora sono arrivato io, il 78 ho trovato abbastanza facile a sistemarmi, trovare lavoro, capito? E così è stato che poi mi è venuta questa passione di guidare il camion, il remoto. Che era già una tua passione. Sì, ce l'avevo già nella grinta, diciamo, per fare. E sicuramente ti sarà capitato, ci sarà stato un periodo che hai detto basta, torno in Calabria, sicuro. Come infatti... E non è sempre rose e fiore andartene. Come infatti qua ci ho provato tre volte. A ritornare. Una volta due mesi ce l'ho fatta stare e poi sono scappato. Cioè sei ritornato in Calabria per due mesi e poi te ne sei andato. Ecco, poi per giunta sono arrivato a 8 mesi una volta, proprio un record. Proprio che te ne eri ritornato per stare qui e basta, non andare qua. Più. Poi abituato a quel sistema là in Canada non mi sono trovato col sistema.
Il paese mi piace, è bellissimo, la Calabria, mangiare. Tutto. Abbiamo tutto. Però c'erano alcune cose che... Tante cosette di come è organizzato, non è... Cioè la Calabria è bellissima, però non è organizzata. Sì. Se si organizzasse un po' che questi sindaci... Dobbiamo cercare di farla crescere un po' crescere di più. Farla crescere, e questi sindaci che devono essere un poco... più onesti e fare più cose, darsi più da fare. E allora poi, perché se no non è che io voglio fare dall'erba tutto un bacio, assolutamente no. Ci sono i calabresi che collaborano bene come te, per dire, vedi, collabori e così. Comunque ci vuole un po' di impegno da parte di tutti, dico sì, io. Non è che nessuno impegno. Può cambiare tutto da solo, no, ognuno deve dare il suo contributo. Sì, Agostino, sì. Tu sei il fratello insieme a tre sorelle, mi dicevi, che due sono qui, sì, Laura, Maria e Francesca, ecco. che non c'è qua, non vuole apparire. Laura però c'ha qualcosa da dire a proposito della Calabria. Tanto tempo fa avevo dedicato un pensiero alla Calabria. Alla Calabria, sentiamo. Che fa così. L'hai scritto tu? Sì, è stata pubblicata in Canada, me l'ha mandata lui. Sì, l'ho fatta pubblicare io sul giornale. Ciao Calabria, terra mia. Da tanti anni sono via, ma tu resti sempre mia. Ciao Calabria, terra dei miei primi vagiti. Voglio affondare nelle mie radici. Ogni anno vengo a trovarti per ammirarti, per adorarti, per respirarti, per farmi scaldare dal tuo calore, per contemplare i tuoi colori, la tua bellezza, i tuoi bei fiori e gustare i tuoi sapori. Ciao Calabria, terra mia, con i tuoi problemi da sempre presenti, con la mia gente sorridente, orgogliosa, disponibile, calorosa. Ciao Calabria, terra di mare, esilia, spromonte, non ti cambierei con nessuno al mondo. Brava, io penso che in questa... Aspetta, è emozionato pure a me. Aspetta a vedere quella tua che è dedicata a te. Ancora. In questa lettera penso che hai raccontato... No, mi sono emozionata pure io. Questa emozione, logico. Si parla del proprio paese. Questa è dura adesso. Grazie Gianluca, perché con la tua innata e vera passione per la nostra tradizionale cucina calabrese ci rallegri, ci coinvolgi e ci prendi per la gola. Sono ammirevoli le tue originali e gustose ricette, il tuo divertente nell'assaggio dei tuoi piatti preparati con prodotti genuini, coltivati con tanta fatica e tanto amore. Inoltre ci intrattieni ed entusiasmi con la visione dei tuoi video. Noi con tanta simpatia ti auguriamo sempre più successo, lo meriti, complimenti. Grazie Laura, grazie. Poi... Pensate da quanto sono venuti lontano per dirmi queste cose. Io veramente non ho parole. Te la mando sul WhatsApp questa. Grazie. Che ti ha letto. Quello è tuo, è importante. Allora Laura, dimmi una cosa. Il fratello parte e lascia le tre sorelle qua. Sì. A fine mese lui parte. Adesso... per Toronto, io per Torino e le sorelle a Cosenza. No, io volevo dire nel passato, no? Adesso è più facile comunicare quando uno va via, perché lo puoi vedere, lo puoi sentire facilmente. Adesso mi puoi dire la tecnologia, quando è stato finalmente... difficile comunicare con lui negli anni in cui prima è partito. Si comunicava col cartaceo, cioè si sentiva di più la lontananza, la mancanza, adesso per fortuna ci vediamo continuamente, si può dire, non dico giornalmente, ma ogni 3-4 giorni. Certo, le distanze pesano, diciamo, pesano di meno adesso. Chiamata, quindi le distanze in questo modo si sono accorciate, quindi Sei mai andata a trovarlo? Sì, sono andata due volte, io avevo paura dell'aereo e allora quando lui mi diceva vieni a trovarmi, e gli dicevo quando farò i 50 anni, perché mi dicevo tanto.
E poi sono arrivato. Tra poco arrivano pure i miei. E allora lui, qualche anno. Lui al 7 di luglio compivo i 50 anni e lui mi ha fatto il biglietto, mi ha detto, andate e ritorno, mi ha detto, avevi detto che per i 50 anni saresti venuta. E devi andare. Ecco, e io il 5 di luglio sono arrivata, al 7 era il mio compleanno. Immagino l'emozione di quando hai visto tua sorella che per la prima volta è venuta e siamo state insieme quando siamo due mesi. E poi ci sono tornata sembra 7 anni fa, l'ultima volta. E anche lì sono stata luglio e agosto. Agostino mi diceva chi è la cuoca, tutte e due. Eccola. Come prima. La grande. Eccola. No, io mi arrangio, insomma. Si arrangia. I dolcini. Lei è la cuoca della famiglia. Le faccio pure perché faccio come un'opera di carità, perché nel mio portone sono tante malate. Secondo me ogni mese dolci e biscotti per tutti. Avete capito il cuore dei calabresi dove arriva. Ecco. E quindi questa è la mia cosa. Poi di altro... Poi già lei, con questo ho detto già tutto. Lei non c'è proprio bisogno di aggiungere. Gli piace l'artigianato. Vabbè, di cucinare, nel senso che ho la pazienza. Ad esempio, nelle festività, nei compleanni, le apparecchialità. Magari vicino là ci sono degli anziani che quando è compleanno faccio tutto da me: i fiori tutti di carta, parecchio tavola. Tutto. Faccio l'addobbo di compleanno. Ho capito. Nella mia. Nelle festività, palazzo, di tutto. Diciamo. Queste cose qua, di altro poi... È una ricetta di un piatto di pasta semplice che vi viene in mente? Semplice, una cosa vabbè, semplice. Si sanno le cose tutte semplici. Vabbè, ma lo diciamo allora che no, magari... No, io dalle volte faccio le melanzane ripiene di riso. Ah, e okay. Le zucchine pure. Come ripiene. Se deve fare... Con la carne, il invece della carne mette il risotto e prima si sbollentano le melanzane, le zucchine pure insieme, al dente. Sì. E poi si toglie la mollica, fai tutto quello aggiungere, scusi che ti interrompo, che prima che si arrivava qui ci siamo fermate e siamo andate a cogliere i finocchi. Ah, finocchi selvaggi. Siamo andate a guardia Piemonte, sopra, visto che alle poi, terme, verso le terme. C'è il ponte poi che va su per mi sembra Mongrassano, sì. Abbiamo preso due belle bustone di finocchi. E quello serve sempre. E praticamente poi si sbollente il riso al dentissimo. È giusto come dovresti fare la pasta ripiena, il riso ripieno. Metti il sugo, metti il formaggio pecorino misto, la mollichina dei melanzane delle zucchine, le puoi fare insieme. Io ne faccio sempre metà e metà. Allora io prendo la tua ricetta, ci provo a farla e poi la facciamo vedere. Poi tu mi scrivi se ti è piaciuta o no. Io ci provo però. Non è difficile. E poi fai tutto, ci metti il caciocavallo, prezzemolo, pepe nero, quello che ti piace, un po' di sughetto e riempi queste melanzane e zucchine e poi ci metti il sugo sotto e sopra, un pochino al forno. Agosti, che... e la facciamo, no? La facciamo. Okay. Ma volevo sapere una cosa, per quanto riguarda il cibo, le cose che ti mancavano, adesso diciamo che arriva tutto, si trova di tutto. Ma allora, come facevi a mangiare tipico calabrese? Quando venivi qua ti facevi le scorte o ti dovevi arrangiare a fartele anche da solo? No, a dire il vero gli italiani lì vanno a comprare quello che si può trovare, sai. Io ti dico salsa. Più degli anni 80 parlo, cioè dall'inizio, 80, che adesso... No. Si faceva tipo calabrese, certo i sapori non venivano come qui, perché qui sono più genuini, no? Sì. Però il sistema era quello, si faceva per dire, una bella spaghettata al ragù con la carne tritata. Gli italiani fanno come si facevano prima che abitavano qui in Italia. Sì, ci sono là tantissimi calabresi tantissimi. In Canada. Nell'Ontario dove sto io penso che arriveremo a 100.000 calabresi, quindi no, 100.000 italiani. Italiani. Però tanti so che in percentuale sono calabresi, li salutiamo tutti. Ciao a tutti i miei compaesani che ai nostri, state a Toronto, ai nostri. E volevi farmi un invito, io ho detto tutto quello che c'è da dire me lo devi dire nel video, così certo. Ho detto quando che ti vuoi fare un viaggetto là, ti organizziamo un bel viaggio
con tutti gli italiani. Io conosco persone della Cinese Radio, che sarebbe un canale TV italiano. Sì. E organizziamola così. Una spaghettata. A parte il fatto che lì tante persone guardano i tuoi video, quando sanno che c'è, che arrivi, insomma, quelle sicuramente. E poi andremo in giro un poco, non lo so. Io penso che ti inviteranno anche in televisione, diciamo a quella italiana, magari certo, non certo. A quella canadese, ma a quella certo. Italiana di sicuro. Io ti ringrazio del video, non ti posso promettere niente, però c'è tanto da fare, però fa parte dei miei sogni, ma non tanto per farmi il viaggio e andare a vedere il Canada, ma anche per vedere, per andare a trovare chi dal Canada non è venuto qua, perché tu all'inizio mi hai detto che hai avuto la fortuna di venire in Italia in questi anni quante volte? In 45 anni con questo sono 21 volte. Mentre ci sono persone che in 45 anni forse sono tornate una o neanche una qualcuno volta. Qualcuno è arrivato dopo 15 e 20 anni, può essere che ha fatto il viaggio, ma altri non ci sono stati mai qua. Perché hanno preso quell'ambiente e loro ormai pensano più alla canadese, diciamo. Sì, canadese, ma... diciamo inglese, perché lì comandava la regina Elisabetta fino al 1982 e poi il Canada si è dichiarato indipendente, allora abbiamo come simbolo sempre alla regina. E in tutti questi anni hai avuto un sogno? E il sogno c'è stato, ho detto se faccio qualche milioncino di dollari me ne torno per sempre in Calabria. Ok, quindi alla fine la testa è comunque sempre là, va sempre là. E ma torna sempre in Calabria. Uno che torna qui, okay, alla mia età, deve portarsi un bel po' di soldi, se no che viene a fare? Io lì c'ho il lavoro. Ma qui si campa d'aria. Sì, ma io se vengo... Se ci vengo, sta, chi ci sta a ridere? Però se io vengo qui a 71 anni e vado a cercare per guidare una scuola bus, come guido là, a parte il fatto che non lo danno nemmeno a un giovane, ma immagini da me di 71 anni, ma che dice... intanto in Canada... Vecchiarello, che dice? Vabbè, vecchiarello, invece un lavoro di grande responsabilità, perché devi stare attento ai bambini. Ho dovuto fare tante corse, e immagino che ho fatto anche quello di pronto soccorso. Quindi orgoglio calabrese anche in questo senso, sempre disposto ad aiutare anche gli altri. Sempre. Mi hai portato un pensierino, lo apriamo. Un piccolo pensiero, quello che conta. È quello che conta è il pensiero, non è l'oggetto in sé. È stato impacchettato bene perché... poco in pezzi, ma già penso che ti immaginerai, già te l'hai immaginato, poi sapendo che arriviamo da Camigliatello, immagino, ecco, lui è pratico. Questa è la brocca con i nostri colori. Le tazzine, Camigliatello. Ho pensato se lui è un appassionato di espresso, può darsi che se ci fa l'espresso. Eccolo qua. A te ti serve perché stai sempre in mezzo al mangiare. Sì. grazie veramente niente, del pensiero. Questo pensierino. Comunque nei video lo vedrai perché lo mettiamo esposto. Sì, questo, sì. Però, quando c'è scritto la parola Calabria è una bandiera ormai, quindi ormai. È una bandiera che unisce tutti voi che siete lontani e noi che siamo qui dobbiamo essere fortunati, certo. Come me ho avuto la fortuna di rimanere qui, ma ho controllato, e ce la dobbiamo tenere, guadagnare. Ho controllato sul tuo profilo da quando hai cominciato questa, hai 70 milioni di... Ho quasi 50 milioni di visualizzazioni e sono 250.000 su YouTube e 200 su Facebook. Allora vai bene con YouTube. sì, diciamo che grazie a queste piattaforme
ho modo di far conoscere ancora di più la nostra terra e tante persone vengono, certo, anche a visitarla per la prima volta qui, incuriositi dai video e dai posti che, certo, faccio vedere, quindi è una cosa che mi rende felice. Sono sicuro, magari io non ci sarò più, perché non si sa, sai, vita ancora breve. C'hai 30-40 anni di tempo, però chi lo può sapere? Credo che tu alla mia età andrai molto avanti, non ti fermerai qui. Allora, guarda, o andrò io avanti o non andrò avanti, i video rimangono, certo, e spero che qualcun altro, se non lo faccio io, continui ad andare, sono belli, a dare il suo contributo. Complimenti per i video, perché sono, sai parlare bene pure, sai, grazie, cucinare bene, quello è importante. Solo perché è vero. È una persona genuina, una persona umile, umile. Grazie, grazie. Allora io vi ringrazio, quella che conta, ti ringrazio a te che sei venuto così lontano, anche le tue signore. Saluta a tutti. Grazie, salutiamo tutti quelli, tutti quelli che ci vedono. Grazie. Ciao Agostino. I miei amici e parenti in Canada. E farlo in inglese. Ok, I say hello to all my friends, my family, they live in Toronto, Canada.